Ciao a tutti! Ho deciso, penso che questa sarà la mia postazione per i prossimi video estivi, perché come credo sentirete dal sottofondo c'è il condizionatore qua in camera dei miei, quindi mi sono assolutamente messa qua, altrimenti non mi avreste visto con i capelli sciolti. Partiamo da questo. Comunque, come sempre, benvenuti in un nuovo video. Quando lo vedrete penso sarò già partita, perché sì, sicuramente sarò già partita. E dopo di questo vedrete il video di cosa c'è nella mia valigia, quindi sono davvero super emozionata di fare questo viaggio, appunto, di cui parlerò anche un attimino in questo video, perché alcuni non hanno capito cosa andrò bene a fare, dove, per quanto, cosa farò per poter comunicare con voi, eccetera eccetera, quindi vi spiegherò molto brevemente, come sempre io cerco di sintetizzare, tutte queste bellissime cose. Prima cosa che sicuramente vi devo dire è il luogo in cui vado, cioè ve l'ho già anticipato magari in vari Get Ready With Me, in vari video o varie live su Periscope, però è vero che non ve l'ho mai detto ufficialmente. Comunque andrò a New York e a Miami. In realtà mia madre voleva fare New York Bahamas, ma visto che io non amo andare al mare, sarebbe stato uno spreco. Sono stra felice, perché è un viaggio che, come voi saprete, penso, ho sempre desiderato fare. L'America è uno dei posti comunque che mi attirano di più, insieme poi alla Cina e l'India, tutti questi viaggi molto così, insomma, sono davvero super emozionata. Tra l'altro oggi è il 20 e mancano precisamente 10 giorni perché io partirò il 1° di agosto. Saremo 6 giorni in un luogo e 6 giorni in un altro, quindi appunto 6 giorni a New York e 6 a Miami. A New York abbiamo preso l'hotel proprio praticamente vicinissimo a Times Square, quindi ci muoveremo più che altro con i mezzi, quindi metro, magari taxi e a piedini più che altro, penso. E il nostro hotel si chiama Hotel Belvedere. Poi quando tornerò da questa super vacanza naturalmente vi farò l'haul, vi dirò un attimo com'è lì, come abbiamo organizzato il viaggio, se comunque vi va appunto fatemelo sapere qui sotto, io farò tutto quanto. E questo hotel è praticamente a Manhattan, appunto. Sono veramente felicissima. Spero in questo hotel ci sia il wifi, perché in quello a Miami, di cui non ricordo il nome, comunque in quello a Miami c'è il wifi, quindi caricherò i video se non li vedrete appunto subito dal magari 2-3 agosto, li vedrete magari un po' più là, tipo dal 7, l'8, eccetera. Vedo un attimo come organizzarmi e appunto spero di farvi vedere questi vlog, come ho sempre voluto fare, live, insomma, di magari editarli la sera quando torno e mettervi durante la notte a caricare. Quello che forse mi preoccupa di più di questa vacanza è il jet lag, perché non sono mai andata in un posto in vacanza dove ci fosse un jet lag di questo calibro. Comunque, cioè, 6 ore sono tantissime, praticamente, cioè, io qua starei dormendo, invece poi là starò camminando e a fare cose, quindi penso il primo giorno mi vedrete effetto zombie, sicuramente. Comunque, vedrete sicuramente tutto nei vlog, che tra l'altro caricherò sul canale dei vlog, quindi se non siete ancora iscritti, andate a iscrivervi, perché io caricherò solamente video là. Il canale si chiama Ilaria's Vlogs, e ve lo appunto linko qua sotto, come sempre, caricherò tutti i vlog. Li contrassegnerò naturalmente con il nomino, insomma vi scriverò New York, Miami, così almeno riuscite a capire bene quali sono. Poi come sempre li condividerò ovunque, su Twitter e Instagram, dove anche appunto su questi due social, anche su Snapchat, condividerò un sacco di foto, sapete che è la mia passione. Quindi seguitemi anche su questi altri social che trovate sempre qua sotto se non lo fate, perché scoprirete tantissime cose e in più, se magari dovrete andare a fare un viaggio anche voi a New York un po' più avanti, saprete magari un po' meglio come muovervi, eccetera. Stamattina io mi sono fatta una stracultura praticamente di posti dove mangiare, dove comprare roba magari a meno prezzo, luoghi da visitare magari che sono anche meno turistici, perché in questi luoghi, in queste città comunque famose, c'è sempre il pericolo tra virgolette che di andare a vedere solo posti turistici, Statua della Libertà, il ponte di Brooklyn, eccetera eccetera. Invece mi sono appunto informata sui luoghi meno turistici, ad esempio appunto ho visto vari vlog di alcune ragazze italiane, tra cui anche Onorina, me li sono rivisti perché già li avevo visti e stravisti, e appunto ho visto vari luoghi dove si può mangiare. Naturalmente lì mi vedrete sempre mangiare
carne, 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 hamburger, 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 hot dog, hot dog, hot dog. Io non vedo l'ora di andare a mangiare in uno di quei furgoncini che vendono appunto street food, perché io sono patitissima del programma Eat Street, che c'è su, mi pare, Discovery People, una roba del genere, un canale sul 408 di Sky. Adesso non mi ricordo. Comunque non vedo davvero l'ora. In più non vedo l'ora di vedere Central Park, tutti questi posti così, insomma, l'Empire State Building, il luogo dove erano le Torri Gemelle, perché io mi sono fissata adesso che voglio andare a vedere appunto il luogo dove erano, insomma, sono davvero stra-emozionata. In più a Miami andremo sicuramente, noi siamo 6 giorni, penso che 1 o 2 giorni ce lo faremo lì al mare, e sono stra-euforica per i bagnini, quelli sexy che vedo anche là sui vari programmi in TV, no? Infatti ho detto a mia sorella scherzando, ho detto io farò finta di affogare così almeno mi viene un bagnino di quelli fighi, quelli da sbavo, e almeno mi salva. Però poi ho pensato, se mi viene quello bruttino, cosa faccio? Sto nella cacchina, quindi evito di farlo e sto meglio. In più voglio vedere se riesco a beccare le persone del programma che si chiama Rimozione Forzata, soprattutto Bernice, non so chi di voi la segue, ma io la amo, amo quella donna, cioè davvero amo la pazzia. Quindi se riesco a beccare il furgone della Tremont sicuramente li fermo e chiedo selfie, 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 perché la adoro. Ma quello che andrò a fare, è che non dico mi emoziona di più, perché il viaggio in sé è proprio un sogno per me, cioè io ancora devo realizzare, forse quando starò là ancora non realizzerò, però la cosa aggiuntiva che dà valore a questo significato è il concerto dei 1D in America, cioè concerto 1D in America io non l'avrei mai immaginato, quindi insomma è davvero una cosa enorme. Io andrò al concerto del New Jersey il 5 agosto, sì, dove dicono che dovrebbero uccidere Harry, ma ragazze, bla bla bla, così proprio. Praticamente verrà anche mia madre e mio padre, dovremo ritirare i biglietti lì perché appunto non li spedivano in Italia dal sito dove l'abbiamo comprati. Saremo appunto nel primo anello, da proprio davanti al palco. Sono stra-emozionata perché comunque in un concerto, forse no, forse a quello di Verona sono stata così vicina, però per il resto ecco no. Quindi davvero anche lì vi porterò con me naturalmente, quindi se siete una strafan dei 1D dovete assolutamente seguire il canale dei vlog per vederlo, perché davvero solo a parlare mi emoziona. Poi visto che saremo in New Jersey andremo un attimo a Hoboken a vedere la pasticceria da Carlo di Buddy. Sono emozionata, cioè non c'è nient'altro da dire. Come appunto io ho già ripetuto in questo video 584 volte, dovete assolutamente seguire il canale dei vlog perché vi divertirete assolutamente. Ci sarà il tour della camera, vi farò vedere anche New York di notte, che secondo me è davvero 10.000 volte meglio di notte che di giorno. È una cosa spettacolare vista solamente dalle foto, poi insomma, quindi pensate dal vivo. Io mi porterò la reflex comunque sia, sappiatelo, per fare le foto. Mi porterò anche l'obiettivo, quello da 50 mm che fa un effetto stupendo alle foto, quindi vi porterò anche quello. E poi naturalmente vedrete tutto quello che porterò nella valigia, cioè tutto quello che non porterò, perché sarà poca roba nella valigia, appunto nel video poi successivo a questo. Spero di avervi detto tutto, come sempre se mi sono scordata qualcosa leggete l'info box, andate a leggere. Tra l'altro, piccola cosa prima di terminare, se volete votarmi per appunto andare sul giornalino nuovo di Cioè, CioèTube, potete farlo usando l'hashtag CioèTube, comunque se andate sul mio Instagram trovate tutto scritto. Taggate anche Cioè Panini e taggate a me con scritto perché mi vorreste su questo giornalino, perché secondo me è un progetto molto 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 carino, quindi finirci tutti insieme insomma sarebbe una cosa molto molto carina. Detto ciò vi mando un bacione, penso da New York perché quando lo vedrete appunto sarò già là. Spero di stare bene, spero che stia andando tutto bene. Ilaria, lo dico a te? No, non lo dico a tutti naturalmente. Vi mando un bacione enorme come sempre, vi amo sempre un giorno di più, sappiatelo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao. You got me sipping on something I can't compare to nothing I've ever known. I'm hoping that after this fever I'll survive.